leggo una poesia alla quale sono molto affezionato e si chiama Battaglie feroci dal divano di casa. Da quando spreco il mio tempo in rete, ho allargato il concetto di amici. Frequento animali, cani, mici, che hanno un profilo, una vita illustrata. Qui mangio, qui rido, qui gioco. Qui do al mio padrone un sacco di affetto. Hello, I'm the cat, playing with my shit. Hello, I'm the bunny, playing with my shit. Hello, I'm the dog, playing with my shit. Sono amico di bar, di locali, negozi di stampa digitale, del cugino It, del grande Le Boschi e di Yoda di Guerre Stellari. Sono perfino amico di Gesù. So sempre di chi è il compleanno, qual è l'artista che muore e in più, su ogni argomento, esprimo un parere, un commento. Conduco battaglie feroci dal divano di casa. Difendo le foche, i gay iraniani, le donne sfigurate di Bombay, l'Amazzonia, le balene a colpi di like. Mi indigno per il cancro ai bambini, per gatti e delfini nei piatti dei cinesi cattivi. Condivido tutto, lo sformato di patate, le foto dei piedi, delle cagate che ho comprato, ogni interessantissima azione del mio quotidiano interessante. È di me stesso che un po' fatico ad essere amico. Non esco se prima non ho guardato il diario, a scuola ero molto meno serio. Adesso che ho anche uno smartphone, rischio alla guida per digitare il tuo nome. Me sto sempre a spiare che fai, se scrivi di me, di noi, se la tua vita è ancora felice, potrei sempre prendere un'auto, un tram, venirti a baciare. Ma la dote della quale difetto è il coraggio d'affrontare la vita è la dote che continua a mancare. Grazie Paolo. Complimenti, molto bello. Questo era un pezzo del tuo ultimo libro, sì, immagino. Del penultimo, perché l'ultimo libro è un libro sui suicidi. Questo è di un libro che si chiama Amore e Psycho.